Buongiorno. Minchia, io sono le 11:30. Minzia. Oggi mi alzo un po' tardi, ma con una bellissima sorpresa. Le lezioni di prima mattina. Ma anche... Comunque, mi è arrivato... La smetti? Continua a massaggiarmi. Tre piedi. Questo tre piedi. Sembrava essere molto più robusto, più professionale, più grande anche. Come qualcosa sotto i miei pantaloni. È tardi. Fra le news di Google Japan troviamo questa riguardo il Sakurajima. Sakurajima arruttato. No. Fa quello che i vulcani fanno, rompe il cazzo. Ma è vero, vi adoriamo, senza di voi la terra scoppierebbe. Guardavo un video a riguardo e ad un tratto qualcosa mi disturba. I pescivendoli qui in Giappone sono una sorta di versione tranquilla dei nostri arrotini, avete presente? Comunque a quanto pare il suo pesce puzza perché nessun cliente si fa più. Facciamo una colazione leggerissima, salutare e priva di carboidrati e a Yuri comincia a mancare la mammina. Rispondendo. A giorni mia suocera tornerà in una sorta di scuola per un lavoro che andrà a fare in futuro e partono le interrogazioni a sorpresa, anche quelle bastarde. Nessuno vuole il tuo pesce, basta! È pomeriggio, ho un po' di tempo libero e decido quindi di... Non sono bastati i giornali a contenere la mia folta chioma e quindi c'è da passare l'aspirapolvere. Si fa ora di cena e benedetto il frutto delle due mani, Harumi. Preparo un buonissimo chahan, seguito da un risotto al gorgonzola e salsiccia raffinato fatto da Yuri. E si vola verso la digestione giocando allo shiritori sul divano, non so perché ho fatto questo gesto, non avrei dovuto mai farlo. Mai. Non è tabacco, eh? E questo non lo capisco. Ah? Conbini? Ho fatto...